Dov'è che sei, stupido? Chiedo stasera. Buonasera. Adesso mi devi far riprendere tutti gli MP, bravo. Stranamente c'ho ancora te come nemico. Davvero, mi hai ancora come nemico. Sì, però non ti posso fare danno. Se prova a disbandare, torci un attimo dal gruppo e poi rientri. No, così è. Se ti tolgo io. Bravo, fai. Oh, vuoi cliccare Zaya Zaya? No, non succede nulla, vabbè, ci teniamo così Gioia Zolla appesa. Vai, entra. Comunque, buonasera a tutti. Purtroppo vi siete messo un litigio fra Levia e la mogliera Gioia Zolla. Dove dobbiamo andare, dai? Scusate. Mi ha cacciato via. No, le hai prese. No, non hai visto la scena, c'era un altro con una bellissima arma, gli sono andato lì e mi ha cacciato via con una spadata. Ok, dobbiamo andare ad Azazel Labyrinth. E mo rimaniamo così per tutta la live, cioè non ho capito, con Gioia Zolla lassù. Boh, così vedi anche come sta con la salute, che devo dire. Sì, sì. E vabbè, pazienza. No, si è tolto, perfetto. Ok, anche me, bene. E comunque è un po' sbagliato sta parte dei duelli, che se prendi l'ira vinci. Ok, PSN, per cortesia, ce la fai a tenere un po' la linea? Solo la chat vocale, non ti chiedo altro. Per me in realtà è il duello che ti ha punito per il fatto che hai testato il tuo leader, però sì, sì, certo. Sta un paio di giorni, eh? Certo. Comunque, ed eccoci arrivati. Ok. Dov'è lo squinzio? Ecco qua. Fammi vedere un paio di questionatori. Qua ce ne sono due. Qua ce ne sono due. Qua c'è il teleporter. Qua ce n'è uno. Ok, abbiamo
un bel po' di questa secondaria da fare, una principale. Ti sei portato un amico, Per? Più siamo, meglio è. Jack? Dimmi. Dai, qua c'è tutte queste secondarie. Partendo da questo tizio qua. O sta signorina qua. Il Ma che canale siete? Scusatemi, che non vi vedo. primo. Aspetta, spostiamoci perché io sto laggando pure. Io sono il 4 basso, cioè il Come 4 cavolo che è ti sei lui. buttato nel 4? Non lo so. Io ho un Non attimo so neanche riavviato cosa tutto. andare anch'io. Ciao! Ciao, piccolino! Eccoci. Oh, Vai, sì, bello. Ok. dai, vai. Va meglio adesso. Bello, bello, liscio. Dai, qua c'è la tizia della questa principale, anzi no, il tizio della questa principale e poi c'è Tizio. tutte queste delle secondarie. Ok, il piano di Samuele è diventato più chiaro. Armati con la lancia potrebbe uccidere Vellic e controllare la città delle ruote senza alcun sforzo. Francamente, chiunque controlli Vellica governa tutto sud, Arun sud, parte sud dell'Arun. Non possiamo lasciare che accada, dobbiamo trovare la strada per il nascondiglio di Kurmar Shuk. Muoviamoci. Ok, tutte queste secondarie adesso. Five missing supplies. Capisco che questi soldati avete cose più importanti da fare, ma la situazione è peggiorata, dovete aiutarmi. I Gulan hanno tutte le ferite che si manifestano quasi istantaneamente. Ha bisogno di fare un impacco per fermare le ferite, per diventare infettive. Ma ha bisogno della scelta Fever per farlo. Lo puoi comprare tutto l'abilito, lo potresti comprare da altre persone. Per il Dangerous Nest. No, le Oh, ciglia fibre ce ovviamente. l'abbiamo perché le abbiamo prese l'ultima volta. Ah sì. Ecco. So che prendere le piante non è esattamente quello che il produttore ha promesso, ma stai salvando le vite dei tuoi compagni. Grazie. Allora, due domande per te e sono correlate. Hai mai sentito della frase più fuori di testa di un nido di nugato? È notato che il nido di nugato è appena sud di qui. Non possiamo avere un nido così vicino. Potresti far sparire un nugato o perlomeno farli ritirare un po'? No, Niente a terra. ok, gli parliamo a suon di con l'unica parola che possiamo fare, l'ignoranza. Dunque, tutti stanno lamentando riguardo al problema di scorto, ma sai cosa? Le cose sono pesanti dappertutto. Il mio punto di vista è che ci stanno mandando niente tranne che delle reclute, a parte te. E giuro sui titani che quei dinte sciabole stanno diventando grassi su una dieta di carne cruda. Se ne uccidi un paio, i reclute potrebbero durare abbastanza a diventare veterani come noi e te. Oh, Dato ok. che i nugato sono delle peste, probabilmente una soluzione di sterminio è quello che ci serve. Il marchio di un nugato, no, un nugato marchia sul territorio con un miscuglio di ossa delle loro vittime e i loro resti. Buona cosa che tu non sei il tipo il tipo bello perché abbiamo bisogno di quello che c'è in quelle pile di nugato. Parla per te. Pensando, è vero? I nugati odiano l'odore dei muscoli di nugato come lo facciamo noi. Ed è per questo che marcano il loro territorio con quello. Ovviamente loro ci si buttano mescolandosi sopra.
Ma quello non... No, aspetta, scusatemi. Ovviamente ce lo spalmeremo su tutto il corpo. Però questo non è esattamente il pensiero che eccita le nostre truppe, non è vero? Potremmo spargerlo intorno al perimetro base, però. Fare un marchio sul nostro territorio, se la pensi, però. Ok, lui no, questo. Ok, il Kukuta hanno attaccato la nostra colonna di scorta ancora una volta. Prima erano armati il doppio delle scorte, della scorta. E ora il Kukuta e l'Alfa stanno colpendo anche le caravane. E stanno mangiando le guardie per pranzo, letteralmente. Sbarazzati di Kukuta e porta indietro le loro pelli. Probabilmente possiamo farci dei fazzoletti o qualcosa altro, dato che non possiamo iniziare a vedere scorte e poi tutto questo. Ok, abbiamo preso tutto. E ora si va a menare le mani. Ok, dove stanno? Qua ci sono cose da raccogliere. Venite qua, ci facciamo pure quella dei teschi. Sta una qua vicino a una tigre. Siamo a due. Qua è qua un altro. Vai. Presi tutti? Ok. Andiamo.
cacchio. Vai, fai la prima. La prima. Bella volo, abbiamo abbastanza. Ce la facciamo abbastanza volte e il 20 sabato se ne torna, speriamo con la cuore tra le gambe e scapperanno quando vedranno il soldato. Molto bene, so che ce l'hai fatta. Sufficiente dire che hai mostrato che è ovvio che stai. Che stai portando abbastanza muschi di mandato con te. L'incidenza è giusto, giusto? Non ci sono fratture nella bottiglia, non c'è un residuo fuori. Forse non sei la bottiglia lì. Non c'è bisogno che tu ne ti avvicini. Veramente. Dobbiamo essere in grado di far fuori prima che cavassa prima che possa andare a Vivi e certamente prima che vediamo un'altra scorta, un altro vagone di scorta qui intorno. Ok, almeno questo posto non è pieno di nugato, vedete la mente. Ma torneranno, sono sicuro, quelle peste. Ok, sai, non c'è niente che può fermarti, forse a parte quella barricata, forse sono solo chiacchiere barricata, però se tu vuoi mostrarti, mostrarti per quello che sei, uccidi un paio di stalker del labirinto, questa è la sua mattina. Dobbiamo andare nel labirinto qua. Facciamo un altro. Ancora, non abbiamo finito tutti? Tu mo te ne esci con la quest. Vai. Le gura ci hanno intrappolati, era orribile. C'erano 8 di noi, una stanza vuota. Dopo 7, dopo 6. Stavano tutti guardando, ma io non volevo morire, no. Ok. Berserk? C'è qui che è una quest. Ah, già da fa. Ah, già fatto? Ok, aspetta, cosa. È un casino, non è l'unico. Il mio compagno, se posso, se posso dirlo, era uno degli otto. Questo. Ed è per questo che voglio vederla recuperare, o perlomeno è diventare coerente. Lei potrebbe sapere dove è Nios, ma non sono un soldato. Ma posso curare. Non sono un soldato, ma posso curare le ferite. E anche il tipo di ferite che lui ha. Mentre lo faccio cioè deve essere insegnato di combattere con i mostri in quel labirinto. Fallo per me, per lui, per Nios e tutti noi. Ok, un trattamento shock sicuramente non ce la farà ovviamente. Questo deve essere un esperto magico. C'è bisogno di un esperto magico. E ovviamente questo significa altro lavoro da altra parte. Porta i cervelli di Gulla per subire l'incubo che non si è impastato nella sua mente. E come è possibile che le mie cure non chiedono mai qualcosa di innocuo come un bicchiere caldo di latte o un sacco di riposo? Pure non ce lo chiediamo. Ho un'idea per il trattamento della sua pazzia, ma stai con me, è un pochino non guardabile. E continua ad andare avanti e guardo il fatto di come loro lo stanno guardando. Sto parlando dei Gula e tutti gli altri. Portano i loro occhi. Dobbiamo metterli un po' di shock
No, dobbiamo cercare un po' della sua sensibilità dentro questo povero uomo. Tutti nell'abili lo sono. Questo mi sembra per curarci dire qualcosa. Molto semplice, vero? Una taglia su Yoda. Perché sono cercati crimini contro la federazione, incluso l'omicidio, cannibalismo e essere il solo fatto di essere grassi e disgustosi. Riportami indietro il loro coltello da macellaio per prova, ok? Ok, Gura sono cannibali e la loro intera società è governata dai loro capi. Questo non significa che loro sono, sono degli imprenditori. Stanno consumando i resti dei nostri compagni caduti. Buoni soldati che hanno dato tutto per la federazione. Questo non è un sogno, è un incubo. Recupera quei corpi così che possiamo dargli una sepoltura appropriata. Salve Vale. Allora, Vale. Buonasera, Vale. Dai, bei bimbi, è ora di avere tante tante botte. Questi che danno... Ah, questi danno i coltelli, vieni qua. Ecco i quarti due. Perfetto. Abbiamo fatto tutto, andiamo avanti. Per di qua. Dai, sfondiamo la porta. Perché bussare da precisini. Ok, 10. Poi c'è ancora da fare.
Uccidere quattro di questi. Ok, spawnati, vediamo se mi danno anche il coltello ancora. No, i coltelli li abbiamo fatti. Stiamo Di nuovo ammazzando i... miracolo 2 e mi mancano. Ah. Ok, adesso mi vado tutti. Ah. Già, stava scattando paura e panico. Beh, se vieni da noi c'è la cosa degli scheletri e quella là gigante che dobbiamo ammazzare. Ecco. Poi qua c'è uno, c'è questo qui, uno, due, tre. Uno, due, tre. Un nemico di un campione di Overwatch. Non so, quello nuovo. Ma non era un Vedi? criceto. Un Sì, infatti criceto. è un È un criceto criceto che ha avuto un po' di Venom. che è proprio pilota un Gundam. Jack, c'è qui c'erano i dischi 3, 2, 1. L'ultimo, non so se belli appesi tutti. Ah, ok, Jack, vieni. Ok, Già fatto anch'io. mi manca l'ultimo. A me c'è un'altra volta quel tizio lì dentro. Ok, completato. Ok, aspettiamo che esponi l'ultima volta e abbiamo finito. È Vediamo l'ultima quanti. però. Ah, ti ho dati due. Allora, faccio una cosa, tu. Ti mancano due volte? Allora, aspetta per forza qua. Si sta comodi qua dentro? Tutta la vasca. Un bagnetto. Come Jack, vieni qua un Ok. Sto provando a sperare che non lo porti. Ci siamo anche con un cavallo, quello che sia. Si sta un po' strettini però, eh. No. Oh, perfetto. Uno. Aspettiamo l'ultima volta per avere Jack. Tu puoi volare qua su. Guarda. Dove? Guarda. Sali su sulla sopra qua. Vado un po'. Mi sa. Noi siamo proprio un clan serissimo.
Lo vedo. Sì. Ah, eccoli. Senti cosa ci ha interrotto nel fare delle cose, le nostre cose serie. Finiti. Ok, consegniamo tutto e scendiamo al secondo piano del labirinto. Avevamo anche ancora una, non so perché. Ah, ma non è che forse non te la contate perché era un'altra zona? Se no te dovrebbe aver contati perché sono nel gruppo. Vabbè. Non ho contatti. Vabbè, aspettiamo. Vabbè, aspettiamo. Intanto facciamo le nostre cose da serie. Guarda, Vale, noi siamo seri. Ok, eccoci. La nostra piscina. Ok. Tutti fatti? Perfetto. A chi dobbiamo rispondere alla porta? A voi, tranquilli. Perché dobbiamo usare le chiavi da precisini, da pussi. Ne facciamo proprio vedere la forza dell'ignoranza, giusto? Giustissimo. Ok, ho preso i coltelli, io ho il denaro. Facciamo un affare. Ok, grazie. Le sfornate di Cala hanno un speciale numero di caduti. Ma ha più significato se abbiamo gli effettivi resti. Ok, possiamo andare a consegnare pure quelle là, però non so se ci conviene. Beh, andiamo a vedere, può essere che ci metterò anche questo di qua sotto. Eccoli questi tenitori. Ok, se a volte le barricate, il boss finirebbe accurato, suppongo. No, ora nessuno ti criticherà da ora in poi, o perlomeno non criticheranno il tuo spirito combattivo. Poi Pallas. Ciao Pallas. Ciao Pallas. Sono anche più piccolo di quanto pensassi, ma immagino che questo spiega un bel po' di cose. La prima. Sì, ho fatto vedere. La seconda, Eyes of Darkness, ne hai preso un bel po', grande. Poi, quella per la pazzia, vediamo, prima gli occhi, dopo l'essenza di ciò cioè, distillato. Dagli questa pozione, penso che tornerà con i suoi sensi. Se il collegio ti chiederà mai se hai imparato segreti della cura della mente, di no, sono rimasto bloccato con il dentista, fidati di questa cosa. Il dentista è importante. Ho fatto pure io quel tipo di lavoro, poi l'ho solo durato una settimana perché poi ho capito che pagavano a contratto e ho detto ok. Ok,
che... Ok, No, dai, aspetta. vaffanculo. Ah, già abbiamo... già stava? Là c'è un'altra pure. Sì, allora... Otto, sette, sei. Mi stiamo ancora guardando. Ehi, che cos'è quello? Vieni qui, prova questo. Ok, chi sono? Dove sono? Perché dove è resto dell'unità? L'ultima cosa che ricordo è essere stato nel labirinto di Azrael. E Gula hanno massacrato chiunque. Milos? No, lui non è uno di quelli. E sono sicuro che non ha avuto neanche un. No. Non è neanche andato a fare la pattuglia quel giorno. Mi prendo la cura. Parla con Lorino. No, Milos. Questo doveva essere una buona notizia o una cattiva notizia? Sta diventando una notizia che non riesco a capire. Tuttavia, ha salvato la mente di quell'uomo. Mi ha dato un po' di speranza che non sia ancora là fuori, da qualche parte. Ok. Credo che qua ancora ce n'è una. Salve. Ok, bene. Abbiamo deciso di postare una. Discesa nella dentro al labirinto di Azrael. In retrospettiva è stato Ubris pensare che dovevamo sostenere un campo così vicino al nemico. L'ultimo rapporto ci ha detto di una forza nemica che stavano massando per attaccare. Sfortunatamente il centurione del campo è una brutta copia del nostro piano di battaglia. Se quei piani cadono nelle mani del nemico siamo maledetti. Spacciati. Spazzati, ecco. Prendi un gruppo di combattenti per andare nel campo avanzato nel labirinto di Azrael e distruggere i piani. Ma questo è l'essenza, quindi vai a vedere Tutturu. Tutto, no, secondo me volevano scrivere tutto tutturu. lui. Lui ti può mandare nelle profondità immediatamente. Tutturu. Oppure la versione cinese. Appunto. Qui, aspetta. Vai. Sei infetta, eh? Ti posso trasportare nelle profondità dell'abilità di Azrael con un piccolo pagamento. Sono casino, suggerisco altamente, il pagamento può essere pericoloso, lo farò. Ci teletrasporti... No, aspetta, che teletrasportiamoci. Sì. Andiamo a piedi, no, ci teletrasportiamo. No, teletrasportiamoci. Facciamo campare anche il povero procione qui. Il personaggio preferito di Vale. Facciamo campare anche l'uomo procione di Vale. Eccoci qua, secondo piano. Ok. Dovrebbe essere da queste parti. Qui c'è una quest. Il scopo del soldato è stato motivato e ha ancora una spada invocata dentro di sé. Ma è una spada Locchio, non un'arma gulla. Non un'arma Locchio, non un'arma gulla. Le armi come questa sono prove che i cultisti stanno lavorando con il gulla. Collezione non è altra di queste armi per essere sicuro. Ok. Qua. Sì. Che è brutto non prendere esperienza. C'è il weekend della doppia esperienza e non ci prendiamo un tubo. Qui c'è un altro soldato morto. Qui c'è la fine della. C'è il tizio della quest morto. Vedo gente morta. Ok, ho perso Ulis. Il suo corpo centurione mostra delle ferite profonde da una battaglia. Tra le ricerche rivela una tasca di pelle segreta, lontana dalla sua armatura con il piano di battaglia dentro.
Se non sono vicino, prendi i tuoi piani, metti i tuoi piani nella tua bocca e mastichi velocemente e ingoi. Ma posso credere che ho mangiato l'intero piano. Ok, Behinding Nightmare. Nel senso, le mani morte, il cinturino morto, prendono una mappa del labirinto. C'è una X appena passata la fine della parte sud-est di profondità. È una nota, pericolosi. Ok. Poi c'è qua un'altra. No, per noi niente è pericoloso. Questo libro sembra essere il giornale del centurione. Contiene storie riguardo a un culto malvagio dietro il gula e come i cultisti hanno portato il Juggernaut di Azrael qui. Una particolare nota si mostra prevalentemente. Dice che questi mostri possono essere sconfitti strappando i loro denti. Ah, quello che ci piace fare a noi. Poi riprendiamo tutti i soldati morti. Ok, Avevate detto che ci saranno un sacco di pozioni. morto. Un documento preparato così tanto saranno cose brutte. Eh sì. Un documento vicino al prete, al corpo del prete mostra le rune necessarie per creare un santuario magico. Dovrebbero essere in grado di trattenere il gula. I piani non sono completi, tuttavia. Ok, qua ce n'è un altro, ma no, questo è lo stesso, ci dà quella, eccola qua. No, sono fatto sulle scale fin sopra per portarli tutti qui. Venite amici. Aspetta, ma questa è una. Dobbiamo fare questa missione al primo piano. E poi ci sono tutti sotto. Ok, di qua. Allora, Nuremberg. Dobbiamo essere. Dove Aspetta. sei? Sì, salve. Si ricorda di noi? Ok. Ok, o da questo qua o da quello di là piano di sotto possiamo fare la missione. Due.
Qua c'è sempre la nostra bella piscina. Cioè, non litigare con le mattonelle. Dai, altri due. Queste spade devo pure vendere adesso. Ok, l'ultimo. Cioè, che evoca anche il tuo Farogit. È andato, ah, finalmente. Dai, andiamo al piano di sotto. Permesso, un po' sta gente. Tu guarda. Ah. Si permette di ostacolarci. Jack? Vabbè, quando arriverà... Arrivo, scusate che Onek mi sta impazzendo in casa. La soluzione è una cosa, andarsene in un'isola sperduta così non passa nessuno splendorottolo. Stasera è ovvio che andrò avanti così per tutta la sera. Perché Perché? te l'ho detto. C'è la festa del paese. Ah, casini. Sì. Allora. Andiamo a vedere altre laggiù. Ah,
acqua, no? Qui c'è anche a dire. Vai. Ho insolato molto al target, alla targhetta che di Lazio Milos. Non è lo so. Jack, puoi venire un secondo qui? Sì, sì, sto arrivando. Qua c'è una missione, ci devi un po' coprire per tanto. Un gigante cosa scritto da frase dalla tua onorevole Glorini. C'è una Glorini che sta all'outpost dei cacciatori di Reddit qui. Ok, questa è completata. Mi ho fatto laggiù. Preso qua, Jack? Sì. Allora. C'è pure la quest principale, però chiudiamo prima quest'altra e poi. Ah, dai. Tanto non mi interessi. Ok, siamo a 6. Metà. Ci pensi tu qui? Dai. Ok, dai la mano a Berra per fare gli altri. Che Berserk ha fatto pure il boss, i semi boss. Abbiamo finito, no? Perfetto, andiamo a fare la quest principale. Chi ha battuto poi quel singolo obiettivo? Tu, Jack? Sì. Complimenti. Ah, scusa, ti devo dire che brava, brava, vai, vai. Fammi dire che i killer sono utili. Ah, vuoi dire che perdi la magia di lui il tocco di cura, va bene, ci vuole poco, Ma io ho detto che siete utili, non ho detto che siete soltanto delle ambulanze che camminano. Nino, 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 Nino. Ok. Per Brer. Brer ho detto. Nino! Io faccio il mio da ancora Nino! C'è il... C'è, comunque... No. Hai come coso medico che devo dirti. Ok. Ho finito qui. Questo teleporto puzza in maniera strana. Potrebbe essere l'odore di Kuma Suk. Uso questo portale all'interno sono scompiglio. Ok, teletrasportiamoci.
Jack, teletrasportati! Jack! Niente, non ce l'ha fatto. Rip. Ho una strana sensazione di déjà vu. A me questa è una sensazione di giù. No. No, ho un'impressione ovviamente. Esatto, è solo la tua immaginazione che parla. Puoi neanche contare, no, non mi ricordo niente. Sa che l'ho ammazzata. Avete fatto vedere quello con cui sta lavorando e lui si può sempre decidere di far colpire quelli che si incazzano con la sofferenza. Abbiamo rovinato i tuoi Sì. piani, mi dispiace. Cioè, te sei caduta con un colpo di spada, però, eh. Ok. Usciamo. Siamo arrivati. Allora, consegniamo tutto. Questa è una cosa data a Milos un anno fa, quel giorno. È quasi divertente, mostrava una storia di tempi di guerra. All'inizio tu sentivi come potesse essere strappato in qualunque momento, e dopo hai sentito che non sarebbe mai finita perché siamo già sopravvissuti così tanto a lungo. Non c'è niente di troppo grosso che non può essere sognato o non sognato, non è vero? È una. Ma è tutta da lei. Per un novizio, sai, sai la tua maniera di usare una spada e hai ragione, questa non è un'arma ghoula. I cultisti di là che stanno lavorando con i ghoula, forse la dea Kaya aiutarci. Questa è la faccia che sta vivendo in Villana Hus. Ma il fatto che questa non è più attaccata e che appartiene ai miei sogni più ricchi, più sfrenati. Migliaia di grazie. Le cure senza dubbio sono disorganizzate e i cure disorganizzati non sono nulla contro di noi. E sei fantastico, ho ricevuto rapporto riguardo ai mostri del labirinto. Non ero sicuro che potevamo passarci attraverso i suoi protettori. Ovviamente i mostri sono stati il livello di minaccia che stavamo affrontando. Il nostro rischio è raddoppiato dato che i cultisti stanno collaborando con il Gula. È un sacrificio tragico, ma lo sforzo di trasparire la magia di Ghoul, catena di Ghoul, potrebbe pagare dopo tutto. Sento un vero potere in questi piani. Si sposano come pietre runiche intorno intorno dove ho trovato questi piani. Non c'erano alcune pietre uniche intorno alla zona dove hai trovato questi piani, non è vero? Peccato, scommetto che i Gula pensano che erano scintillanti, che dei gioielli scintillanti e li hanno portati via con sé. Rubare dai morti, che schifo. Ok, questa. Ecco, la lancia di Guido, ora il suo potere è mio. Siete stati degli idioti a fidarvi di me. Stavo scherzando. Ha sempre voluto fare l'intera cosa dell'antico antefatto mi fa diventare cattivo. La lancia è falsa ed è abbastanza da
da principianti. Era uno sguardo da principianti. Sembra che i Gura avessero intenzione di aggredire Samael, ma forzano questa lancia e quest'altra sono la prova che abbiamo bisogno della qualifica di Samael. La caduta del territorio. Tutte le prove stanno andando alle persone che ci chiuderemo in valica. Il piano però è arrestare Samael pubblicamente, così che tutti vedono che nessuno supera la legge. Abbiamo intenzione di bloccare la fuga di Samael, quindi così che non possa fuggire da Valica. Fortunatamente per noi il consigliere Dougal ha capito dove si trova il nascondiglio di Samael. Ah, eccoti. Aspetta, prima di fare questo fammi vendere un paio di oggetti. Our left at least the light. Ok, è andata. What can I tell you? Ok. Ben incontrato. È passato tanto tempo e le circostanze ora sono le più pessime. Il generale Samael è un traditore, mi fa male al cuore. Dobbiamo portarlo alla giustizia con il tuo aiuto, ovviamente. Dobbiamo eliminare i cobai e il ladro, che come riguarda il teletrasporto, al suo nascondiglio dentro al labirinto di Azrael. È incredibile che ci stiano usando un portale di trasporto. Samael non è un idiota, i nostri alchimisti hanno trovato la magia nella sua residenza ufficiale a Velika. Hanno tracciato l'energia e il labirinto di Azrael. Lui crea la sua area di fuga contro di lui e torna fino alla sua pazzia. Ci vediamo quando sarà tutto finito. Ok. Facciamoci un bel teletrasporto dal Procione. Dai, andiamo a prendere a calci in culo questo traditore. Qui. Sì, è di là. Devi dare scatole. Ah, aia. Ah, finiti? Finite adesso. Il teletrasporto che Dougal ha descritto, puoi usarlo per infiltrarti nella residenza di Samael. Tempo di pagare il prezzo, Samael. Andiamo. Forza. Bella, posso prendermi la tomba questa casa? Conviene. Ok, aspetta, aspettate, prima di andare, fatemi prendere qualcosa da bere.
Scusate. Certo, certo. Perdonatemi. Dogo ha problemi. Voglio camminare lì diverso. Ehi, Andiamo. vabbè, camminare. Ok, dai. La gente è molto differente prima tradimento di Samaria. Ha tradito il problema che cosa stavano combattendo e messo in terra l'esplorazione. Sei pronto? Possiamo farlo insieme. Filmato. Comandante, se fai di testa. Sono il senatore. Ah, scusate, il bagnato. Il passo a vedere l'intera figura, è una grossa figura, incluso me come il governatore mortale di Velika. Tu sai chi pensa piccolo, Rugal? Tu o Velik, e poi come chiamate eroe? Non mi capisci, Samuele? Gli Argon stanno cercando di farsi scontrare l'uno con gli altri. Ovviamente lo fanno, è una buona strategia, ma tu pensi troppo piccolo. Piccolo, ti taglierò a petto, traditore. Devo eliminare i minion, eh? Poi sono carini questi piccoli villaggi, carini. Eccoli. Oh. Pronti? Dai, siamo pronti. Buffaci il mondo, Bert. Cioè, buffaci, Jack, buffaci. E dai. Guardalo, che carino lui. Guardalo, Guarda come sta morendo male. Morto malissimo. Avete vinto, idioti. Spero che realizzerete che la vostra piccola vittoria non cambia nulla. Qual è il problema, Dougal? Sei troppo piccolo di mente per finirmi? Difficilmente, per Falcon. Zack! Zion! Ah no, abbiamo perito ancora Ciccio. Ma giusto, ma non è Ciccio. Casomai è Sigvarchion. Ma dai, vogliamo una vera sfida. C'è Inizio la a Vanguard, Dragon. re, questa almeno ci facciamo un po' di esperienza visto che abbiamo quello doppio. Ben fatto, ho passato il mio test e provato di essere un vero campione per la federazione. La caduta di Samuel dalla sua grazia è un peccato, è triste. È un grande soldato, una volta, ma ha fatto la sua scelta. Non dubito che la morte di Samuel ti darà abbastanza derrote alla visione di Locke per la piccola cospirazione che avrà prezzi. Ora accetta la mia gratitudine e rispetto. Ha servito Velika molto bene, ha salvato la mia città e anche la mia vita. Grazie. Ok, le idee di cacciatori sono una cosa o due riguardo ai camuffaggi. È la dea Velik? No, guarda. No! No, ma guarda un No! po', non Aspetta, avremo. se avete fatto sparire le ombre che non si sono occupate qui a Velika. Samaris, come con le tue ombre hanno agito la tua anima? Come hanno potuto gli Argon cattura? Velika è sicura per ora. Infatti la collezione sta nella wall da qualche altra parte del mondo. Il nostro lavoro non è ancora finito. Trovate questo regalo molto più tangibile della mia benedizione. Ma lo prendi in giro? La non fa il cacciatore, la vostra destinazione va all'ora e
Nel senso che con i nostri alleati, queste sono le armi che i nostri amici hanno veramente paura. Infatti mi prendo in giro, cioè, io non posso usarla. Ma manco io, quella è un'arma così. Alla fine. Dovete andare, posto il padre Aaron alla madre Sara e tenervi nei vostri sogni, nei loro sogni. Dovete andate a fare in culo adesso. L'avevo io mi sono battuto, sto a non guardare. Translation.exe ha smesso di funzionare. No, signorina Dea, so che lei è onnipotente, però noi siamo umani. Parli piano e ci faccia tradurre. Dai, dai. Vai combattimento. Se non fosse per te, Deleon, avremmo perso qualunque cosa. Prima che è stato apprezzato il tossicino in questa maniera. E cosa l'ha fatto cadere così lontano? Sta arrivando il momento di setacciare e uscire nei momenti. Possiamo eliminare i loro leader sparisotti e finirli per sempre. Sì, ci ha dato pure un equipaggiamento extra. Che dobbiamo sbloccare con la parse il posto. Ah, aumenta l'armatura. No, ma aumenta di 3001 di. La di HP è 2349 l'armatura. Chiamale scena, chiamale cosa brutta. Ok. Adesso continuiamo ancora la storia o ci facciamo qualche dungeon così vendiamo un po' di approfittiamo della doppia esperienza? Boh, io ti direi facciamo, visto che abbiamo fatto un bel pezzo di storia, farmiamo esperienza piuttosto. Sei convinto anche tu di andare a farci esperienza? Sì, dai. Ok. Per prima cosa andiamo a Belli che usciamo da sto. Anche se sta villa la voglio. La voglio come base della nostra gilda. Anche se però sto camminetto lo tolgo. Non mi piace il camminetto qua. Via. Ok, per ora andiamo a Belli. Aspetto lì. Guarda che potete trasportarvi, eh? Sì, lo so, adesso anche la trasporto io. Ok. Com'è compenetrarsi con sta tizia? Brutto. Ok, vediamo un po'. Ah, nota il nome, sono. Ok, inizia a essere un po' troppo. Basta. No, non ho capito. Einzo Alku. Dai. Ah, sì! Io sono... Sì, ho capito. Disbandiamo la gilda e ce ne andiamo, facciamo un'altra. No, finisce qua, Kotaro, mi sono sconvolto. No, non è possibile. Devi pagarmi se mi vuoi qua di nuovo. 5 euro all'anno. 5 euro al secondo, grazie. Annuncia subito, Xan. Oh. Possiamo unircelo alla sua gilda? Guarda! Bello!
Chat, dai, venite qua un attimo. Cioè, venite qua. Guardate, chat. No, dovete guardare. No, vattene tu, tizio. Ed è un gunner. Ed è un gunner sto coso. Sì, ma c'è il costume così, eh? Basta. Risparmieremo per fare questo abito. No, con soldi veri. Tan tan tan. Gente che litiga, gente che si picchia, gente che sceglie i popoli, Jack che è proprio scemo. Ok, dai, Persek, dove sei? È inutile che andiamo là, devo fare la. Prima. Però dobbiamo andare prima a porre Linus e dobbiamo continuare la storia. Che quella è quella là con Ma non è il. lì. No, Sì. Vabbè, andiamo a. Il problema è che se ci trasportiamo alla Vanguard, non so se ci porta tutti indietro. Cioè, se ci porta a dove siamo noi o poi ci porta fuori dalla zona. Ok, vabbè, chi sa. allora facciamo una cosa. Accettiamo la Vanguard. Resistance. Select. C'è la Necromancer Tomb. Come si può fare il dungeon? Come si faceva il dungeon? Vanguard Request, Vanguard Instance Matching. Dobbiamo fare per forza con gli altri? Vabbè, Allora faccio una cosa, proveremo. andiamo a porre lì. Abilissimi Andiamo esperienza. a porre lì nel frattempo, così almeno se per caso non escono gli altri là, noi che siamo in un gruppo solo, dovremmo teletrasportarci dove siamo noi. Quindi direi di passare un attimo per porre Linu e aspettare che faccia la. Che trovi il gruppo. Poi casomai continuiamo con questo là. E poi faccio vedere quello là. Il luogo che ho detto la trovata a Jack. Quale luogo, perdonami? Tu hai detto sì, a te ti piace la zona del deserto. E hai detto guarda, a me piace porre Linu come luogo. Ah, ok. Berserk, sto andando a Pegasus. In realtà potremmo entrare adesso, in dungeon. Ah, ok, allora andiamo. Andiamo. Enter now. Oh, pops, no, facciamo enter now, Io sono entrato adesso. dai. Ci tradisci! Entri nei luoghi brutti. Vabbè, ci sono un altro in più di là. Ok, andiamo avanti. Qua corrono. Ah, finalmente un po' di sfida. Guarda, non li sciottiamo più di amici. Cortesia, grazie. Ok. Grazie.
Ok, siamo tutti a 5? Perfetto. Jack, adesso è a corto di MP. Cosa? Adesso è a corto di MP. Ma sei 7 in 5 da curare adesso. In più Vabbè giustamente che c'è devi anche il farti una Mystic, che cura può... adesso. C'è anche il Mystic... No, quello è un Gunner, non è un Mystic. Dicevi? No, appunto. Dai, drogati di pozione di mana. Non le ho comprate. Ho più No. vita che altri adesso. Quando rifacciamo la seconda volta ne compro un po'. Perché per la prima volta adesso devo spararne 4, non a 2, a 4 soggetti. Quindi un attimino più. Com'è bello riprendere la tavola di esperienza. Mi mancava. Eh Diciamo un po' di sfida finalmente. sì. Ok, so, è squinza però se fai la... chissà se nel brawler puoi fare lo Shoryuken. Vuoi non farlo? Occhio... Ah, finalmente un boss decente. Non Samuele. Non Paolo. Chi era Jonas, Paolo, Carlo, Francesco? Scarlo, Giampaolo, Giampiero, non sé. Siamo in quattro a picchiarlo, guarda questo. Stasera doppia cola per Jack che sta facendo i tripli turni. No, Che è vabbè. successo? L'hai visti gli spunzoni? Te l'ho detto che sono gli spunzoni da terra. Sì, l'ho detto, ho tentato giù che escono gli spunzoni. Che Oh, finalmente ok, posso provare decentemente. è successo? Finalmente, Che è tutto sto mana all'improvviso? programmata la morte. Eh? Che destino Mi sono obbligato. programmato quando devo ammazzarmi. Ah, cioè tu ti ammazzi apposta per curarci? Sì, no, per curare me il mio mana che non ho. Ah, tu morendo ti curi il mana? Quante Sì, tutto da capo, visto che devo risorgo. volte puoi fare sta cosa? Infinite. Ah, Difficile durante. c'è tipo una raids ultra OP. Esatto. Un elisir della Madonna. Occhio agli spunzoni! Jack nella costellazione della Feni, Jack è Phoenix. Ma sbaglio sto squinzo ha recuperato la vita di nuovo. Sì. Che cazzo? Basta prendere il curatore, vai via da me, vai via, su. Non sembrare a me, guarda. Ma basta, vai via! Ma vai via! Mi ricorda un certo Kirin. Guarda. Prendetelo voi, sto magro, ma dai, ma Non via! abbiamo il problema è che non abbiamo un Via! Lancer. Diventate di ladro, muovetevi, dai! Non posso curarvi! No, no!
Sembravi tipo un... No, 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 porca troia però, ragazzi, non mi dite. Che cacchio possiamo farci? Sì. Aggratemelo! Che... Beh, bello, non toccare, cioè, non toccare la loli curatrice perché ci la incazziamo leggermente. Ho detto visto, che se... mi avete fatto morire. Ma guarda, via! Jack, fai una cosa, campera come se non ci fosse un no, domani. Non posso camperare, non posso camperare perché lui viene da me. Mettiti in un posto dove non ti può raggiungere. Fingiti non roccia. Con l'ambiente. Il brule sta per morire. Lo so. Che è sto cane? Che ha combinato? C'è ancora con te? Eh sì che ce l'ha con me. Cagare. Ma dai. Pulismo su check. Ma vai a cagare, cioè. No, tu non hai visto niente, io e Berserk abbiamo fatto tipo pallavolo fra i due spunzoni. Eh? Jack si è morto per lo spunzone, non si è morto per lo squinzio. Cioè, si sta sentendo soltanto... Non so se si sentite, ma nelle mie cuffie si sente solo il rumore del cast di Jack. Fare sentire un po' di mio rumore, fare riconoscere cosa è morto. Occhio, spunzoni! No, ma dai! Jack, dove ce lo stai portando? Io? Sì! Io? Senti, gli hai detto che già... Gli hai detto che Gioia è già fidanzata? No, non ho capito. Spunzoni? Se non ci passa i 7 livelli questo non ci incazziamo. E di nuovo vedo Gioia. Il disagio. Guardalo. No, Jack è innamorato di te. Tra Zulius è innamorato di te. Che dolce. Tu apri la busta? No, mi spiace. Prendi giuro. È meglio. Vale Maria, non apri la busta, Jack. Cosa dobbiamo fare? Jack, apri la busta, Jack. No, non l'apro, ti arrangi. Mi dispiace, Pasquale, non ha aperto la busta, Jack. No, non possiamo... Possiamo farti cambiare idea, dice Vale. No. Quando non se lo aprono. Non so che non faccio molto, che io sto prendendo le botte al posto loro. Tu sei un healer con l'animo di tank. Certo. Si sa che nel fondo gli healer devono essere dei tank. Tu sei tipo Sakura di Naruto, che è il leader del gruppo però meno più di tutti quanti. Ah. Mio tesoro! Tesoro! Levati! Non voglio vederti te, sei brutto! Non sei il nostro Berserk! Ah. Sei salvato con l'ultima frase, ma... Io ti ammazzo con famiglia
Mi aiuta. Che vuoi? Perché c'è un arco? Sono morto io per voi, antipatici. Adesso fate il resto voi, adesso voi proteggete Aspetta, aspetta, devo mettere un me. Vi attimo. muovete. Guarda se si muove. Pollas, ti sei perso una cosa stupenda. Ti Tu che vai a cagare? sei perso in pratica un boss che si era innamorato di Gioia Zolla. E in pratica menava lei invece che noi. Cioè che correva per tutto il campo. E non ha sentito un nemico per salvargli il culo. Certo, mi avete così tanto salvato il culo che ho dovuto morire 3 volte per potervi curare voi. Senti cosa, non, senti cosa, noi possiamo fare quello che cose, la paga è quella, quindi Ah, si certo. Allora io accontenti. smetto di curarti. Proprio adesso curerò tutti e 4 a parte te, guarda. Mi impegno. La paga è quella. Certo, se Gioia Zolla si impegnasse un pochino di più a fare cose i pinzi pinzi, forse lei potrebbe impegnarsi di più a proteggerla. Mi risposo, ti piace? Non siamo affatto disagiati, vero? Ma dimmi che ne sono loro. Ma dove cacchio siete? Perché correte avanti? Io devo seguire la marmaglia, se no non vi curo. La marmaglia? La marmaglia. Lei ci tradisce per la marmaglia? Beh, come Vespa fermo. Si iniziano a fare Sta guardando un attimo anche le rune delle sue abilità. Beh, aspetta. Quando strage Barry guarda solo Barry cioè guarda solo dice, no, Barry quello. dice, non mi è arrivata non mi è arrivato il mensile. A Barry non gli è arrivato il mensile drago oggi, perciò non vuole combattere. Certo, c'era Toru, c'era i poster di Toru, grandezza naturale, gli è arrivato Amazon, ha detto no, mi dispiace, gli arriva la settimana prossima. In ritardo. Peraltro. Ma basta! Ma dai! Drago Sto moderno. guardando, ritorno a casa, basta. No, Jack, tu ti stai perdendo il mondo qui, in chat. Non voglio immaginare. E che in pratica Jack Polas dice, cioè sono le 100 amore, 200 bocca culo, vabbè, è tipo un uomo tipo, quando avevo detto marmaglia, ho detto un uomo tipo di mare, la marmaglia. E poi la battuta di Drago, Drago oggi pare ha detto Drago moderno. Drago moderno. Chi? Cos'è sto verde? No, questo però non si può evitare un po' di più e non mi pensa, meno male. Questo è un mostro di Monster Hunter bello, Jack, o ti ricorda qualcosa di No, traumatico? mi sa che è uno squallido, copia sputata, Monster Hunter. Non è il Gogmagos, no, il Gogmagos. No, il Gogwad è molto più bello. Il Gogmagos è quel drago brutto Gunther. che assomiglia un pochino all'Oxenogiva. No. Quello fatto di melma e schivari. Sì, allora sì. Ok, allora sì, così. Detto così, allora ok. Come hai detto prima, no. È il drago Mac. È uno dei miei draghi preferiti, sì. Che ti butta merda. Che tipo che attacchi tu? Ti butto merda. Ah. Per piacere signorina. Sì, grazie. Dai che stasera ti faccio. Dai che se si comporta bene. Gioia la faccio fare dominatrice stasera. Vaffanculo. Cioè, se io vi lancio le cure però che fa più. Buttatemi in quel cerchio. Non ti Se ci offendere, butti, tu ci giuro. butti il cerchio in una. Vai, No, quando me lo siamo butto assieme, vicino vai, butti apposta, me lo butto che il sto vicino a me. Guarda, cerchio. tocca. Ah. Questo. Cioè. Sarebbe bello giocarci in 5 qua però, eh.
Sì, è un full party, sarebbe figo. Dai, Vale, cazzo! Cazzo, Vale, possiamo fare un pool party full party. E poi il quinto. Il quinto! Lo siamo 1, 2, 3, 4, c'è Enna che sta giocando. Però è anche lei Slayer. E dai, sta giocando e se la sta cavando piuttosto bene, devo dire. Minion. Ammazzate per me. Ecco, sono dentro al cerchio. Ci penso io al minion. Ecco qua, eliminato. C'è share 2v2 del gunner. Quello bello, così mi volevo anch'io. Sì, come si chiama il droide di Rogue One? K250. Le spada a caso. Le spada a caso, però, vero? No. Non l'ho sparato a caso. Io che l'ho sparato a caso è stato l'istruttore. Io ci ho pensato un attimo, almeno più. Vabbè. Posso dire che lui è più figo di tutti i droidi che ho visto finora. Jack, ributta mi sono rotto le palle di lanciare le cure. Jack, ributta il cerchio per cortesia pure qua. Eccoci qua. Ma è più piccolo, il cerchio più piccolo che fa? Il cerchio più piccolo è quello che cura. Quello grande è quello che lancio per fare i buff. Ah, il più piccolo del regen. Scusa, tu non curi normalmente pure con il cast a singolo? Quello che faccio normale, quello che hai visto adesso, è quello che faccio normalmente nel gruppo. Quello più piccolo è quello che ne fa di più. Tu comunque c'è qui un pezzettino di. In quel, chissà in quell'area curi. Poi c'è un po' di più. Poi c'è quello là a singolo bersaglio che cura di più. Però a singolo bersaglio. Il bersaglio aumenta l'attacco. Dai, questo non ti sta dando fastidio, no? No, infatti quanto vedi quanto sono vicino e quanti HP ho NPO. Questo è bello, fermo a guardarvi. Minion. Dove stanno? Ci penso io. Eliminati. Dai René, dai, tagliamoci la pagnotta. Ah. Ok. Apex Predator Blade. Ok. No, aspetta. Apex Predator Blade è buona. Fa un bel po' di attacco in più. Ma se petto sta cosa, quindi. Non ho preso niente. Sì. Minchia. Guarda sta spada. Aspetta che ho. Guarda. Cioè, sembra quasi un tizio. Sembra quasi un tizio quello che c'ho davanti. E poi vado in Apex. Oh no, ci siamo qua. Che è successo? Adesso vi faccio vedere. Fa vedere?
Allora, tipo si trasforma in drago. Purtroppo allora, non lo so scrivere. Allora, guardate molto bene, ok? Mettetevi lontani. Aspetta, ok. Cioè, tipo la mossa finale del trickster, della Sword Master di Dante. La rotino. Donne, è arrivato la rotino. Cioè, non ho buff di attacco, porca Eva. Questo si sta lasciando in pace oppure no? Sì. Allora solo il primo che ti deve essere innamorato di te. Polas dice: donne, è arrivato il dragottino. Avete un forno che non si accende in mezzo, questo è il dragottino. Un dragottino, un marrottino. Ah, mamma mia, quanto cura sta con sto cerchio della salute. Però anche a sto minion del cacchio che cura, lo voglio anch'io questo cacchio di coso. Ma è esclusiva del gunner, eh. Porca vacca. Jack, caccia il tuo rospo. Caccia Keroro. Ma non voglio io Keroro, io voglio quell'affare che cura a me, visto che nessuno pensa a me, io penso a voi pensate a voi. E fai il gunner, non ce l'hai per... Beh bambini, piangete con la mamma che vi compra il dragottino. Piangete che la mamma vi compra il dragottino. È il saccottino dei draghi in pratica. Così come esistono le Spider Donuts, esistono i dragottini. Bravissimi. Mamma, qui il dragottino. Mamma, voglio il dragottino. Amma il fagottino. Cretino. Che è successo? Kurain. Ah, Kurain. Che hai fatto? Lui ha lanciato la cura e non è servita a niente perché gli è andato contro all'RD dove colpiva il nemico. Un po' storie miracoli. Cacchio. Certo che ci sta impegnando tantissimo questo, eh. Beh, meno male, un po' di sfide. Eh sì. Ma mi sembra che ce ne sia un altro dopo questo, eh. Porto qualcun altro? Sì, due. È sempre Kurain. Non è solo Kurain. Minchia. Cioè sta veramente.
Ma pensa se dovevamo fare da soli sto coso. Dai. Vabbè. Cosa? O la dello Crunchy muoio. Ma questa no, ma no, primo iniziato. Infatti, adesso è solo prima che era stato particolarmente rognoso. Ah, che erano gli spunzoni. Sì, a parte il fatto che... Ma che cacchio, scusa, Lirion, spostati! Grazie qua, l'unico che si può permettere di stare sulla zona rosa sono io che ha tutte le robe evasive. Ma guarda quanto è durato, non sto. Cioè, io sto facendo attacca in zona rossa, scappo e poi attacco di nuovo. Cioè, non posso prendermi danni, fa troppo male questo. La bella che io invece ho, a parte la schivata, cioè l'attacco è quella che praticamente mi rende invincibile con poco di fame. E oltre a tutto se in realtà subivo anche l'attacco, praticamente faccio anche critico. Più la possibilità di trasportarmi dietro le spalle. Minchia. E giù! Ah no, non è mostrante. Sì, non puoi montare Xanx, sta attento, Sì. No, ma gli ficco una spada nel culo, vedi come lo monto dopo. Ah. No, che figa l'host, Sì. Adesso che stai fermo Kurain, perché hai caduto di notte. Devi stare fermo. No, Kurain è stato fermo, devi curare la Ren. Ma di base dovrebbe muoversi Kurain, guardalo che è fermo, proprio senza far niente. Vai la Ren. Dice anche a me. Jack, stai morendo. Chi si. È fatto tecnica segreta di Phoenix. Cazzo, con un Lancer qua sarebbe tutto più facile. Minchia, pensate ai dungeon di livello 65 come sono. Morto. Ucciso, ucciso, ucciso. Ucciso io con la distance blade. Oh, equipaggiamento. Veramente? Perché? Ah, vediamo un po' cosa ho avuto. Oh, mi è un po' felice, un po' felice. Aspetta un po' questo uomo. Aspetta, cosa ho avuto io? Ho avuto solo la... Nulla per ora. Una strongbox. Che cazzo mi serve questa strongbox? Che devo fare gli ultimi due boss. Un attimo, aspettate. Ok, devo mettermi un attimo. No, non ho. No, non ho rune da mettermi. Qui c'è qualcosa da mettermi? No.
A questa sì. Allora, si vede. Ok. Dice il costo. Incremento e crit da 2.4 subito, poi incremento di danno da musi 6.2, perfetto. Che livelli sono? 20 e 32. E vaffanculo l'alien, cioè. Che è successo? È morto ancora. Ma neanche il tempo di arrivarci. Se se ne va da solo come un coglione, perdonami. Perché questo è 5.4 Andiamo. gioco? Ah, finalmente. Genoveffa. Non posso già inventare sta cosa. Andiamo, andiamo. Colleghiamo. Guarda Jack, c'è il Rajang. Più o meno, un po' più incazzoso. Chi Il Rajang? background è questo. Chi Rajang è questo qui? Aden sta per morire, eh. Zinogre confirmes. Ci manca. Voglio mettere tutti lo Zinogre su un posto su Monster Hunter World. Io spero che non lo mettano. Lo Zinogre? Sì. Perché? Perché sì. Ma lei, ma se fossimo per lei non metterebbe solo Gran Chaghi, Gran Giros, Gran Giardi, Esatto, Gran quelli sono veri Porgi. mostri. Esatto. Tutti quanti Gran Giardi, Gran Borgi, poi chi ci sa più? E Rogi. Maggi. Gran Rogi. Jack. No, non contento di quelli. Poi posso L'Aden, sentire che sai tutti i qualche Gran cosa. Giardias. Ah, Levi Spirits. Ok, non posso. Gianfranco, Ok. l'hai visto che fa Gianfranco? Questi fanno un sacco di danni, eh. Cazzo. Chi è? Non lo so. Sono qua con voi a fare il raid, non credo di riuscire. Cioè. Adesso le persone mi cercano quando ti lascio il raid, Come sempre, Jack. dai. Vabbè,
quando fai raid ti cerca, quando non fai raid non ti cerca nessuno, manco sanno che esisti. Quando fai un raid tutti si ricordano che sei, chi sei. Arrivo per... Aspetta, provo a resuscitarlo io. Non so già facendo io. Ok, a posto. Jack! Vale! Bollos! Ora tocca a me. Xax! Rai di merda! Rai di Jack, merda! una mano. Arrivo. Arriva. Vedi dall'altra porta. Io anzi, è vero, Pollas! Cazzo! So, vai di là, sparisci. Dove sto? Madò, impegnativo. Ciao. Grazie Jack. Cacchio. Vai via, vai via. Sì. Quanto sto muovendo la visuale per curare tutti. Inizio a far male la testa perché lo sto muovendo veloce. Aia, basta. Basta, cambio, non faccio più lì. Vado a fare il coltivatore. Patata. Pannocchio. Il coltivatore di la patata squad. Esatto. Vabbè, ma poi c'è l'hai da mo è morto, mo... c'è l'hai da mo è morto, testa quello che mo è di nuovo. Minchia. Quanto ti dobbiamo buttare giù? Cazzo. Oh cavolo. Minchia.
Ce n'è un altro il boss di così. No, non è vero. Non mentire, basta. Sono finiti. Ma perché mi danno questa lì merda? Però te li danno, quindi non ti lamentare. Eh sì, ma cristalli di livello 20? Vabbè. Ok, cosa possiamo prendermi? Prendo l'armatura. Io ho ricevuto due armature uguali, fanco te. Io non ho avuto l'armatura, io me la sono presa adesso con il blu. Ah, un po' di cristalli per DPS, finalmente. Ok. Ok, cambiamo armatura e vediamo questa com'è. Ok, dai. Mettiamoci. Ok, il danno ridotto da 7. E questo posto poi tu possibilità di critico, allora fammi vedere. Ok, incrementi critico di 2.7 e ci sta, incrementi danno di 6.2. Ho messo un critico di 2.7, quindi mostri grandi un critico di 2.50 e 6.2 di attacco aumentato. E va bene così. Tra l'altro mi mancano due delle cose in più per fare la spada craftabile. Anche a me ne mancano due. Andiamo a cercare se ci sono altri tizi che ce li danno. Pure anche basta. No, ma che cazzo, ne manca uno. Appunto. Vabbè, andiamo alla ricerca. Cazzo, oh cazzo! Cerca, aiuto, aiuto! Sei, vieni! Cazzo, sono morto per la bruciatura. Usa un revival. Aspetta. Lo sento. Eccomi. Aia. Porca troia! E ce ne va! Finisci! Oh! Fatto? No, aspetta. Okay. So. Vabbè, mi è uscito da solo, dai. Ma porca! Ma vai via! Ecco, sono morto anch'io, vedi? Aspetta, faccio io. No, faccio io. Ok, ora posso fare la spada. Tu quanti te ne manca a te, Jack? Io ho finito. Ber? Ho finito. Idem. Ah. Ok. Fuoco e passione. Outspoken? Sì, ma fammi una della mia però, almeno forse la posso creare.
Non un po'. Fa più Apex però, eh. Vediamo se Enchantment Hunter la forse. Un po' finito pure questi. Mi sono bloccato. Ok, adesso è più forte. No, è sempre meno, forte di Apex. Arrivo, Sì, Apex è più forte. Hai crashato proprio bene. Fate il nuovo pezzo dell'armatura frontale. Cittadella ci trasportiamo, non c'è un posto dove possiamo trasportarci un pochino meglio. No, mi sa che è quello. Ah, qua c'è un altro, oramai. Ci vogliamo fare di nuovo, forse adesso siamo un po' più equipaggiati meglio, o che volete fare? Jack, tu che vuoi fare? Boh, ciao. Tu che vuoi fare, Bear? Hai detto vogliamo rifarla oppure Ah, fa lo stesso, quindi. no? Ok. Penso che dobbiamo uscire però. Magari stavolta troviamo un Lancer. Ah, ma che faccio io?
incremento agro del 52%. 1.150, 180, 110. Proprio spazio, l'ho visto con alcuni cristalli che non mi servono. Ora noi tre domineremo il mondo, Jack. Jack? Jack! Ti hai preso come pezzo poi, Jack? Ho fatti tutti i pezzi. No, come armatura. Armatura solo il busto. Sì, ho preso il busto, questa cosa qua. Barry, hai preso qualche pezzo dell'armatura? No, perché stavamo mettendo a fondere i cristalli e ho tutto lo spazio. Ah, allora distrutti. Perché poi a fusione se non sai bene cosa fare, non penso che ti è uscito cosa buona.
Aspetta un altro fan, perché cosa che non è uscito. Uno che non è entrato in più. L'altro è critico, e critico si aumenta il potere quando si attacca da dietro. Applica Phosphonels 4. Invece come cristallio deve attaccare critico di 1.8 1.08 quando attacchi da dietro e 1.20 quando attacchi da dietro contro sì 1.08 1.24. Spero che riesci a trovare qualcosa. Però se non riesci a trovare tu entro 10 minuti, stacchiamoci e ci sentiamo settimana prossima. Aspettiamo un po'. Aspetta.
Ci metti del cazzo. Allora, facciamo una cosa, stacchiamo qua e vediamo se riusciamo a fare il matchmaking da solo, perché quindi qua è entrata un po' palloso. Quindi salutiamo tutti, ci sentiamo domani per la live di Nera Automata e sabato prossimo per la live di Tera. Io ringrazio bene Jack per avermi accompagnato, ringrazio anche Pollas e Vale per l'assisto. Ciao a tutti e alla prossima. Buona serata.